Benissimo ragazzi, possiamo continuare Babylon's Fall in collaborazione con Plaion Italia. Ringrazio tutto lo staff e tutto il team di Plaion Italia per avermi inviato un codice della versione completa in versione PlayStation 5 di questo titolo che a me sta piacendo veramente tanto. Un ringraziamento a tutto il team, lo staff di Square Enix, un ringraziamento a tutti gli iscritti che mi sopportano e supportano sul mio canale YouTube. E che soprattutto apprezzano questa serie. Quindi, detto questo, possiamo continuare anche perché adesso io, ragazzi, ho cercato di recuperare altro equipaggiamento un po' più, diciamo, potenziato. Vediamo se questa missione riusciremo a portarla a termine oppure no. Ci sarà una cutscene? Non lo so, lo scopriremo tra poco. Vediamo un po'. More Galu descending from the sound of it. We'd best get to the spinner before they do, if we've hope of winning the fight. I feel like a little girl lost in a fairy tale. Hey, Ilion. What Sergio said before. Did he mean that? Listen, good Lycus, and never forget this. Galu are no longer human. And if you don't kill them, they will kill you. Whoever a Galu might have been before, that person is long, long gone. But this is as far as Lycus and I go. I can't let him press on any further. We'll stay back and tend to the wounded. Thanks for looking out for him, Sylvie. Come on. It's you and me to the storeroom. Salutations. Moira, all your Galu lie dead. Give yourself up. Foolish knights. Knights, yes, knights. Oh, but you. Yes, yes, it's time to need these knights. Need the knights. Ascalon, at the ready. She's distracted. Now or never, my friend.
I'll go around and hit her where it hurts. You get in close and keep her attention so she doesn't wrap me up. Interessante, ma qui direttamente la boss fight. Allora, interessante sicuramente. Vediamo se se riuscirò a sconfiggerlo. Ecco, perché la cosa interessante ora è capire se io ho il potenziale giusto per portare a termine questa battaglia. Ecco, questa è la situazione. Allora, da una parte sembrerebbe che un po' di potenziale potrebbe esserci, perché questo qui un po' è un boss un po' cresciuto, quindi... Poi non so, mi sembra che di resurrezioni ne ho 5, non 3. Però vabbè, io ero convinto che ne avevo 3, quindi... Con 10 pozioni, più le resurrezioni che abbiamo... Speriamo che... insomma... Speriamo, insomma, che riusciamo a buttarlo giù, Facciamo. Ecco qua. Qui ho perso dell'otto... Vabbè. Potevo distruggerlo, invece... vabbè, dai, non fa nulla, dai. Non fa nulla. Non fa nulla, ragazzi. Non fa nulla. Molto molto interessante. E adesso? Adesso... Dai, comunque ce la possiamo fare, perché a meno che questo non chiama rinforzi o, diciamo, ripristina la sua vita, comunque... Io comunque continuo a colpire qui, Dal mio punto di vista io continuo a colpire, poi... Ok, bene, bene così. Vamos. Non me lo aspettavo, ma me la sto cavando bene, me la sto... Comunque, originalissimo questo boss, Veramente mi piace. All'inizio sembrava che non riuscivo ad imporre tanta potenza, e invece adesso siamo già più di metà barra di energia, quindi... Speriamo che sia solo questo round, perché... No, lì ha scritto capitolo 1, ma... Non vorrei che ci sia qualcosa in più da fare. Speriamo di no, Speriamo di no. Vediamo un po'. E se la ride questo, se la ride. Se la ride, va bene. Vamos. Va bene così, vai. Va bene così, ragazzi. Allora, per fare questo boss mi sono potenziato abbastanza, Da come sembra... Avrei potuto fare anche quello, però il fatto che a volte il loot è un po' birichino, non è che insomma, vabbè, dai, ma la vuoi finire? Comunque questo teschio è bellissimo.
Io poi amo anche i teschi, quindi insomma. E adesso non scende tanto l'energia ora, Che casino. Che casino. Vabbè, ma no. Un attimino, Non è che devo lanciare queste... Ok, io li posso anche lanciare, tanto... Non era un problema per me, quindi... Stai buono, No, devi stare veramente buono. Devi stare veramente buono, bello. Devi stare tranquillo. Niente? Vabbè. Tosta, ragazzi, vabbè. Tosta, ma speriamo che sia l'unico boss. Non vorrei che ci potrebbe essere un secondo round. Anche se non credo, sinceramente. Un secondo round la vedo difficile. La vedo veramente difficile, quindi facciamo. Niente, vabbè. Puoi scendere giù, che devo farti il culo? Grazie. Niente, vabbè. È tremendo come boss. Tremendo, ragazzi. Lui può essere tremendo come vuole, ma... Ma... Andiamo... Qui voglio un trofeo, no, qui voglio un trofeo, per forza. Dai che vai giù. Oh, eccolo qui. Medaglia d'oro? E chi lo sa? Platino! Ragazzi, medaglia di platino! E chi se lo aspettava? Sì, ma di loot cosa mi hai dato? Non mi hai dato nulla di loot. Non... Cioè, mi ha dato poco e nulla. Mi ha dato poco e nulla di loot. Ma si può andare avanti così? Ma si può andare avanti così? Ma dai. Livello 7 con il mio personaggio. Level up 7, vabbè. Vabbè. Vediamo un po'. Non mi aspetto grandi cose qui,
It can't be. Myra. Myra, forgive me. Elian, is it you? Aye, it's me, Myra. It's your Elian. So you came back for me at last. I'm so sorry. I couldn't keep my vows. Not to the Gold Knights. Nor to you, Elian. Rest now, my love. So it's true. She really was Moira. Moira led a cohort to defend this fort from the Gallo attack 3 years ago. You could almost count the knights on one hand. We didn't think the Gallo even knew where Fort Griffin was. But they had a whole horde at the ready, waiting to strike. Moira sacrificed everything to save the fort, as a goat knight, and as a sentinel. Goodbye. You've helped us earn the Emperor's pardon for our past disgrace. We're officially the Goat Knights again. I don't have the words to thank you. Well, when you find your words again, do remember who petitioned the Emperor on your behalf, won't you? Of course, Lady Sophia. On behalf of the Imperial Order of the Goat, I, Elian, humbly express my sincerest thanks. You're quite welcome. Look at him, groveling like that. And to her. Is this making anyone else uncomfortable? You've earned your passage to the Frozen Cloister. Soulgate, open! Lycus, do you mind if I hang on to Ascalon for a while? There's something I'd like to try with it. Oh, you don't say. It's fine by me. I won't be heading back to Kamar for a while now anyway. Please don't tell me you expect to tag along with us any further. Surely the Empire would forbid us from getting you into any more trouble, right? Why not? Permission granted. What? Again, why not? Elian has officially named Lycus a bona fide Goat Knight Scout, after all. A keen eye like his might prove useful in the Frozen Cloister. But he's just a child. Goat or not, I won't have him along. Very well. Then he shall accompany me as my personal squire. Fine by me, if you promise that's safer than the Frozen Cloister. Hardly, considering my new squire and I are going along with you. Beg your pardon? Nary a human soul set foot in the Frozen Cloister for half a century. We may not be able to reach you through the coffins, even. Besides, you'll need someone with the proper authority to take charge from here on. I'm coming with you. After
after everything we've done for you, you still don't trust us. If we didn't trust you, we'd send someone more expendable. Do take care not to get me killed. Through the frozen cloister, and to the Pantheon Garden. Just as His Majesty wills it. Ok ragazzi, qui è stata una bellissima missione. Ah ok, un trofeo di bronzo. Ah, due trofei di bronzo. Dammene anche uno d'argento, no? Vabbè. Allora, vediamo un po' di equipaggiamento cosa ho ottenuto. Secondo me, poco e nulla. Diciamo più nulla che poco, però vabbè. No, qui mi abbassa un po' troppo le statistiche, non ci pensate minimamente, ma non esiste. Vediamo un po'. Vediamo un po' qui, eh. È la stessa. Ok, allora ragazzi, andiamo a smantellare qualcosina che non mi occorre. Dopodiché chiuderemo questo episodio perché, secondo il mio punto di vista, abbiamo fatto abbastanza. Dai, è stata una bella boss fight. Ci siamo divertiti perché giustamente ne siamo usciti con una bella vittoria, quindi... Allora, di questo ne ho due, no? Ok, quindi che ci devo fare? Sono uguali, lo posso smantellare, via. Detto questo ragazzi, io vi do appuntamento, il vostro Diablodex qui vi dà appuntamento con i prossimi gameplay per quanto riguarda Babylon's Fall in collaborazione con Playon Italia, ex Coach Media Games, quindi io ringrazio tutto lo staff per avermi inviato un codice della versione completa di Babylon's Fall in versione PlayStation 5. Ringrazio tutto lo staff e tutto il team di Square Enix, gentilissimi come sempre. Ringrazio tutti gli iscritti che mi seguono sul mio canale YouTube. Ragazzi, io vi do appuntamento con i prossimi gameplay che arriveranno. Ciao a tutti e tranquilli perché su questo titolo ci divertiremo ancora alla grande. Ciao a tutti e alla prossima!